Costa, siamo una famiglia africana dal 1896. Uno zio nostro è arrivato in Africa militare giusto dopo Alua. Mio padre è arrivato in Africa nel 1913, ha una storia africana che è eccezionale, e io sono arrivato in Africa nel 1955. Nel 1965 mi sono installato in Ruanda, e dove ho esercitato diverse professioni indipendenti. Ho fatto del commercio, dell'industria, c'ho delle ditte in attività che sono sopravvissute anche alla guerra, male. Questo mi porta, se vuole, a parlare di quello che nel blog vostro può essere interessarvi, della guerra dal 1990 al 1994. A quel momento là ero console onorario d'Italia in Ruanda, ma non essendoci altri persone ufficiali per il diplomatiche ufficiali per il Ruanda, ero effettivamente in carica di tutti quelli che erano i rapporti fra l'Italia, fra l'ambasciata d'Italia a Kampala, responsabile del Ruanda, e lo Stato ruandese. Come tale, ho partecipato a tutte, praticamente all'insieme delle riunioni che si sono avvenute in quell'epoca fra i rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri ruandesi e i diplomatici in sede in Ruanda. Parlare della guerra in 5 minuti non mi sembra possibile. Le dirò solo che l'abbattimento dell'aereo il 6 aprile 1994 ha sorpreso tutti perché si sperava a quel momento là su una risoluzione del conflitto in modo, diciamo, in modo semplice, con la creazione di un nuovo governo paritario fra i fuoriusciti e le personalità dell'interno, e si credeva che questo si sarebbe realizzato in modo abbastanza rapido. Per dargli un esempio di quanto era inatteso quell'avvenimento lì, posso dirle che il primo segretario belga, il console francese, credo che anche un alto diplomatico del ministro degli affari esteri tedesco, che normalmente erano basati qua a Kigali, erano in vacanza in Kenya o in Tanzania. Io avevo fatto venire 2 figli, non si fanno venire 2 figli se ci sono dei pericoli in corso, incerti. Dunque, siamo stati tutti sorpresi da quell'avvenimento lì e abbiamo dovuto reagire in conseguenza perché molto rapidamente è apparso chiaro e netto che la cosa era stata programmata e che la guerra e i massacri avrebbero avuto luogo in modo feroce. Come console avevo in carica la responsabilità degli italiani e ho dovuto cercare in qualche modo di poterla realizzare. Grazie al cielo e anche per prudenza, su consiglio de, su, su Più che il consiglio, diciamo, su pressione come si dice, della Ministero degli Affari Esteri, la cellula di crisi, avevamo messo a punto tutto un sistema di contatti e e di procedure di evacuazione. E queste sono praticamente entrate in funzione già qualche ora dopo l'abbattimento dell'aereo. Cioè avevamo
rete di radioline che ci ha permesso di fare il punto sull'insieme del Ruanda, di Kigali e una parte del Ruanda, perché arrivavamo fino a 40-50 km fuori dalla città. E diciamo che a partire da quel momento lì ho potuto agire sapendo cosa si poteva, com'era la situazione sul posto e dando a quel momento lì consigli su come svilupparsi, muoversi e reagire in caso di difficoltà. Oggi in Ruanda più della metà delle persone che vi vivono non hanno vissuto o hanno vissuto la guerra quando avevano 4, 5 o 6 anni. Per cui la popolazione in genere i giovani che sono un'enorme massa, parlano della guerra senza averla conosciuta e cercano di vivere una situazione diversa da quello che noi si può pensare. Il Ruanda, inoltre, ha avuto con la fine della guerra un ritorno massivo degli sfollati, di quelli che erano esuli. E è stata probabilmente una fortuna per il Ruanda, perché sono ritornate delle persone che avevano un bagaglio intellettuale, una capacità imprenditoriale, una capacità amministrativa che era molto, molto più elevata di quello che le persone presenti avevano precedentemente. La diaspora ruandese ha vissuto non solo nei paesi limitrofi, ma anche in Europa, in America, in Canada, anche in Asia. E tutto questo ha portato un altro modo di vedere il mondo e di vedere le cose e i problemi del Ruanda. Questo è stato veramente un apporto, direi, essenziale per il Ruanda, e non si può parlare del Ruanda attuale se non si tiene conto di questo fattore. Il Ruanda attuale ha tutti i problemi del Ruanda precedente, ma ha anche una politica, ha messo a punto una politica per cercare di risolvere questi problemi. Non so se avete mai sentito parlare del programma 2020. Vuol semplicemente dire nel 1920 saremo 20 milioni. Noi dobbiamo arrivare a poter vivere e migliorare il nostro tenore di vita anche per il 1920. E questo è l'obiettivo dell'insieme decisioni amministrative, politiche, eccetera, che intervengono in Ruanda. E sono cose riflettute e che portano già ora dei risultati visibili. Kigali è triplicata in popolazione, duplicata o triplicata in popolazione, ma è anche divenuta una città, una vera città. C'è in Kigali un senso della pulizia e un'attenzione all'ecologia che è molto importante. C'è in Ruanda in generale uno sforzo per la sanità pubblica di base che è importante. Ci sono un sacco di cose che si fanno su degli obiettivi ben precisi e ben mirati, e devo dire che quando si compara il Ruanda a dei paesi vicini, l'elogio va al Ruanda più che al paese vicino. C'è in più una cosa che aiuta sicuramente è la sicurezza. Il Ruanda oggi è un paese perfettamente sicuro.
sicuro.